La bontà di questa ricetta riuscirà a far guadagnare alle nostre uova il paradiso? Benvenuti in Cucina per te. Oggi prepariamo le uova in purgatorio, un secondo piatto semplice da realizzare e ricco di gusto. L'aspetto finito del piatto ha ispirato il nome eccentrico e caratteristico che si collega a certe immagini sacre che rappresentano le anime del purgatorio vestite di bianco e avvolte dalle fiamme dell'inferno. Se la ricetta vi piace, mettete like e ricordate di attivare la campanella per ricevere notifica delle nuove ricette. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamole insieme. Per due persone occorrono 4 uova, 500 ml di passata di pomodoro, 1 spicchio d'aglio, 25 ml di olio extravergine d'oliva, sale, pepe, parmigiano reggiano e basilico. Iniziamo la preparazione scaldando l'olio in una padella. Uniamo lo spicchio d'aglio e lo lasciamo imbiondire un minuto. Versiamo la passata di pomodoro. Saliamo e facciamo cuocere una decina di minuti. Quando il sugo si sarà addensato, eliminiamo l'aglio ed inseriamo un uovo intero alla volta. Per mantenerlo integro, il mio consiglio è di sgusciarlo in una ciotolina o in un bicchiere a parte. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per 5-6 minuti. La preparazione tradizionale prevede l'albume sodo e il tuorlo morbido, ma se preferite prolungate la cottura di qualche minuto in modo da far rassodare anche il tuorlo. Infine spegniamo il fuoco, aggiungiamo del basilico fresco lavato, asciugato e tritato e parmigiano grattugiato. Serviamo il piatto ben caldo con del pane casereccio. Le uova in purgatorio sono pronte. Per la buona riuscita di questo piatto, attenzione alla cottura del sugo, che deve risultare denso ma non eccessivamente ristretto. Pertanto, se dovesse asciugarsi troppo, bilanciate la consistenza aggiungendo un po' d'acqua. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!